Ragazzuoli, bentornati in un nuovo video e oggi è un video particolare perché sapete una cosa? Io da ragazzino avevo un sogno ed è stato il desiderio del mio compleanno per un po' di anni in realtà che ho portato avanti ed era riuscire ad entrare in una fabbrica di Pokémon e capire come venivano fatte le carte perché ho visto anche dei documentari tipo, avete presente in National Geographic eccetera, ecco quei documentari dove venivano prodotte le carte negli anni 90, ma ora voglio capire oggi come cavolo fanno a produrre tutte queste carte per cui io sono veramente diventato pazzo e fanatico. In realtà è una passione che ho da una vita, ma voi la vedete ultimamente sul canale perché volevo portarla. Beh, oggi è uscito un video, anzi non è proprio oggi in realtà, è uscito un video un po' di tempo fa dove fanno vedere cosa c'è all'interno di una fabbrica Pokémon. Quindi allacciate le cinture e venite col baddone, pochi allenatori, perché andiamo a vedere come fanno le carte Pokémon. Ok, ci siamo, Pokémon Card Creation, the process, quindi il processo. Voglio vedere, allora vabbè, si inizia sicuramente dal prodotto, ovviamente, da pensare le varie cose. Vedi, tenete, allora, trasformare il testo nel testo delle carte, va bene, fare le varie cose per quanto riguarda gli asset della carta. Oddio, oddio che figata che sto già vedendo, scusatemi, Allora, qui vabbè, fanno lo scripting e fanno i layout della carta su Photoshop. Oddio, non pensavo usassero Photoshop. Mamma, wow. No, vabbè, raga, tutte ste grafiche mi stanno già facendo impazzire. Guardate quanti livelli hanno di lavoro. Oh mio Dio. Ok, ogni expansion ci mette 3 settimane per essere prodotta. Beh, non è male, comunque, in realtà. Prima fanno le texture, poi le controllano e le riportano ancora su computer, a quanto pare, per vedere se effettivamente corrispondono le cose. Non sto capendo cosa, che processo stiano facendo qua. Penso che sia per fare le carte holo. Vedete, sì, è per fare le carte holo, comunque quelle che hanno un po' di, com'è si dice, quando le toccate hanno quel ruvidino strano. Ok, poi un tipo pazzoide le controlla che siano tutte uguali identiche e creano i piatti bianchi. Ho scritto white plates, vuol dire piatti bianchi, penso che sia la base della carta. Sì, vedete, esatto, è proprio la base vera e propria della carta per creare quelle cose che sono gli holo, eccetera. Editate per inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese. E in più, come vedete, fanno una revisione dopo averle già trasformate, ok? Mandate in stamperia, queste qui una volta che sono a posto. Nel mentre le cose vengono create, c'è una parte creativa dei disegnatori che penseranno a proprio questa cosa. Che espansione, non ho visto che espansione era, ma guardate quanto diamine di lavoro c'è per fare bustine e pacchetti che controllano che sia tutto perfetto. Controllano che sia tutto perfetto, ragazzi, non so se avete notato. Cioè qui fanno diverse grafiche pure disegnate a mano per fare le varie espansioni. Oh mio Dio! Boh, raga, qua stiamo arrivando a livelli esagerati, Guardate quanto diamine ci lavorano dietro. Sia sul font, che mi sembra una cosa giusta da fare, perché, insomma, sia sulle vere e proprie cose. Questo qua è Sun and Moon Ultra Prism. Che figo. Guardate quanto lavoro di grafica c'è dietro. Io ve lo giuro, io da piccolo il mio sogno era disegnare le carte. Ragazzi, io non ci posso fare nulla. Questo è l'ufficio di Lapras. Non penso che sia un grande ufficio quello di Lapras. E poi qua, vedete, vengono messe su una grande cosa e viene scelto cosa far vedere. E poi comincia anche il design del pacchetto. Quindi una volta che hanno scelto la scatola e il logo, fanno il design del pacchetto. Tutto approvato, vedete, una volta che vengono approvate tutte le cose, penso che da qui si possa andare in produzione, sicuro. Ok, sì, vedete. Dopo che una volta viene approvato tutto, viene mandato in produzione. E ora vediamo cosa c'è nella produzione. Hola! Processo per stampare le carte. Io me le immagino, esatto, me le immaginavo proprio così. Tutte su una grande stampante che le stampava tutte in un'unica volta. Cioè un unico foglio gigante, perché sennò non aveva grande senso. In più vanno sotto una pressa riscaldata e vengono controllati i colori, giustamente, perché sennò le carte sono sbiadite. Infatti, se notate, le carte false hanno una colorimetria molto molto diversa. Vengono stampati non so che cosa e questa una settimana dopo, quindi penso che le carte abbiano riposato, vengono controllate una per una. Mamma mia che lavoro che c'è dietro. Cioè pure i minimi angolini. Io però, scusatemi, non comprendo come alcune carte arrivino, escano già dai pacchetti che siano rovinate. Quindi probabilmente c'è qualcosa che non vada bene. Ora qui vengono stampate colore per colore in produzione, ovviamente più grande. Controllo qualità e prima che lo stampaggio venga fatto, ovviamente
bisogna laminare le carte, bisogna creare quei bellissimi fogli che vedete, cioè i fogli di laminato di carte, che sono quei fogli che quando andiamo a strappare o comunque servono per fare le robe foil, bisogna prepararli in qualche modo. 15.000 stampe laminate per giorno, guardate che bella che è questa roba foil. Poi ho in mente un esperimento da fare con questa cosa foil, perché mi avete scritto un commento sotto la serie degli esperimenti che voglio andare a provare. Ok, livellano la carta, caricano la pressa. 8.5 milioni di dollari vengono spesi? 8.5 milioni di dollari, 120 piedi lunghi, non so quanto siano, 220.000 fogli doppi vengono stampati al giorno, 26.62 milioni di carte al giorno vengono stampate per tutto il mondo, ma vi rendete conto? Ok, questi signori sono i nostri eroi, quelli che ci permettono di farci anche guadagnare un botto di soldi con le carte super rare. Ma io mi immagino, tipo, scusate uno di loro, cioè, secondo voi si intascano delle carte? Cioè, se le nascondono? Perché secondo me sì, qualcuno stamperanno delle carte speciali e se le nascondono. Oppure, tipo, gli errori di stampa li ritagliano e ci fanno l'occhio lungo e poi li vendono. C'è uno scanner che passa sui colori per controllare, ok? E poi se c'è qualcosa da sistemare fanno degli aggiustamenti di colore. Un altro controllo qualità, viene controllato ovviamente il bianco, viene controllato tutta la parte di laminato sotto per fare tutte quelle cose belle, hanno delle basi, vedete, per controllare tutto. E adesso capisco perché si rovinano le carte, mannaggia, allora le piegano, guardate sti scemi. Vabbè, controllano ovviamente i bordi e il colore anche a occhio visivamente, non solo con lo scanner, e una volta che viene approvato ci disegnano sopra. Non ho capito io. Vabbè, detto questo, vengono tagliate, ok? E vengono tagliate a mano a quanto pare. Una parte di allineamento viene fatta a mano e poi vengono tagliate ovviamente da una macchina. Ah, ok, adesso capisco perché un po' si rovinano. Guardate come vengono lanciate queste carte. Quality control ovviamente da Giovanni e Ernesta. Se le carte sono a posto, ok, vanno... Ah, vengono poi tagliati gli angoli. Vengono tagliati gli angoli tondi, perché prima vengono tagliati in realtà in... in quella cosa lì. Vengono controllati i bordi se sono giusti, guardate, per ogni carta. Wow, hanno un misuratore per i bordi. Cioè, boh, ogni volta ovviamente vengono fatti dei controlli qualità. E poi una volta che sono a posto vengono mandati vengono creati i codici prima. Pensavo venissero mandati subito nelle buste. Ogni codice è stato con un inchiostro UV. La telecamera legge ogni codice e se i codici sono fallati vengono buttati via. Vengono pesati a parte perché vengono pre... Non capisco, una volta che vengono fatti sti codici vengono fatti ovviamente i pacchetti. 2.5 milioni di pacchetti vengono fatti al giorno? Ma guardate quanta roba. Cioè, per fare un pacchetto viene veramente così tanta roba, scusatemi. Cioè, io non ho parole, guardate quanto casino. Vengono controllate tutte le robe e poi finisco in magazzino. Ok, in un magazzino con l'umidità controllata, controllo carte finale prima di essere impacchettate. Quante volte le controllano queste carte, scusatemi? Cioè, veramente tantissime. Ok, i pacchetti vengono pesati. Vengono pesati in modo che in realtà secondo loro cambia qualcosa, ma noi continueremo a pesarli lo stesso. Vengono chiusi nel modo che abbiamo visto, molto figo, con questo grandissimo coso. E poi vengono spediti. Fantastico. E poi qui, vabbè, ovviamente fanno tutte le robe che riguardano le parti collezionabili, tutto quello che c'è dietro, quindi il box delle scatole, tutte le robe che servono per metterli dentro. Però noi abbiamo anche le bustine singole che sono state impacchettate prima nel box, ovviamente. 1800 impression, quindi stampe di box per ora, direi che non sono poche. Ok, poi vengono ovviamente divise e vengono creati anche i deck veri e propri, quelli che non compra nessuno perché ci sono dentro le carte un po' fuffina che magari sì, ci sta a prenderli una volta per giocare, ma per collezionismo in realtà non compra nessuno. Detto questo, ragazzuoli, questa è stata la produzione delle carte Pokémon. Spero vi sia piaciuta perché io voglio assolutamente entrare in una di queste fabbriche e in futuro ci riuscirò. In qualche modo mi farò invitare dai signori di Pokémon, Nintendo, chiunque sia del merch Pokémon. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ovviamente le carte poi vengono spedite e niente. Ciao a tutti.